Siccome mi occupo e ne parlerò molto brevemente anche stasera dei sistemi dei media digitali, l'accezione che ha preso ormai nel linguaggio dei social network la parola gente premessa da 3G in un'accezione molto negativa. Ah, allora stiamo parlando della gente con un dialettismo che, come dire, ricalca quello insomma un po' romano, a descrivere un contesto popolare ma connotato negativamente. Che cos'è la gente? E poi mi dico proprio veramente, questa è una battuta, tanto è tardi. Ecco, allora di queste cose mi è venuta in mente una piccola clip tratta da Quale amore e fantasia, in cui c'è Vittorio De Sica che a un certo punto si sente apostrofare da Tina Fica, cioè, ma qui la gente la pensa diversamente. E il maresciallo di Quale amore e fantasia dice, ma che cos'è questa gente? Tina Fica ci pensa un attimo e dice, la gente. La gente. Sì. Che è una definizione è carina, insomma, una battuta che non descrive poi, come dire, il contenuto semantico profondo, però dà un'idea, insomma, di questa accezione così popolaresca, di un contesto di popolo, però in una versione un po' bassa. Ecco, invece io, come dire, volevo parlare di tutt'altro, cercherò di farlo veramente in fretta, perché qui si è parlato di linguistica a tutto campo, mi si concentrava invece sul canale, perché come vi dicevo io mi occupo un po' più di linguaggi della contemporaneità e se non di linguaggi, insomma, dei mezzi di comunicazione della contemporaneità e del fatto che la diffusione rapidissima delle nuove tecnologie abbia prodotto, soprattutto tecnologie che hanno investito l'informazione, abbia prodotto un bisogno pressante anche di ripensare queste forze complesse che stanno in molti modi riconfigurando la comunicazione politica a tutto campo, insomma, e quindi moltissimo anche in quanto credo soprattutto delle democrazie occidentali, ma questo discorso può valere sicuramente su un piano internazionale più ampio. E si è creata soprattutto una necessità di rispondere a una domanda, cioè se, come sostengono molti analisti, stiamo assistendo davvero a un mutamento radicale della stessa natura della politica, come risultante anche di un'influenza che molti definiscono disturbatrice della comunicazione digitale. Se quindi ci sia prodotta una alterazione sostanziale, profonda della politica stessa. Ecco, oggi non abbiamo il tempo sicuramente di approfondire questo argomento che poi è il campo aperto della discussione degli studi di comunicazione e di linguistica della contemporaneità, però è certo, e non possiamo negarlo, che stiamo vivendo un momento di cambiamento sistemico per certi degli ambienti comunicativi, soprattutto della politica, che è in una condizione in questo momento che è definita da molti studiosi con un termine che diciamo, è la chiave della lettura in fieri di questa fenomenologia contemporanea di ibridità. Ecco, un'ibridità nel senso che l'interazione tra i soggetti che sono coinvolti nel sistema comunicativo della politica, da sempre sono anche quello contemporaneo, cioè gli attori politici, i politici veri e propri, e i media, quindi il sistema di comunicazione, il canale di regolazione del linguaggio politico, e l'opinione pubblica, il pubblico, diciamo, la gente, come diceva Tina Fica, insomma, che recepisce questi messaggi, stanno producendo, in qualche modo, verrà studiato, insomma, da autorevoli esperti come il professor Renzi, non come la modesta, come dire, parlando in questo momento, stanno producendo un nuovo codice di interazione politica e mediatica. Un codice in cui queste pratiche comunicative che abbiamo conosciuto finora, che chiameremo così in maniera un po' approssimativa, quelle dei media tradizionali, quelli che abbiamo sempre conosciuto prima dell'avvento di questa rivoluzione digitale, in questi campi che sono compenetrati della politica e dei media, che sono a volte difficilmente distinguibili, no? Si dice anche oggi che la comunicazione politica è la politica di per sé, è anche una critica, dice, ma questa politica è solo comunicazione, non c'è sostanza, solo roba così fuffa comunicativa, si dice. Ecco, le pratiche comunicative di media tradizionali si adattano e integrano le pratiche e le logiche dei nuovi media. Quindi c'è questo punto da verificare, cioè come si dice anche appunto nell'evoluzione della lingua, non ci sono mai processi di cesura netta, è un continuo in cui le pratiche comunicative, le logiche dei vecchi media interagiscono, si compenetrano e si adattano alle logiche di una nuova comunicazione che agisce con mezzi, questi media che sono più tipici della contemporaneità.
fatto, oltretutto che essendo un processo che si è avviato in tempi recentissimi, insomma parliamo di internet che si diffonde a partire dalla metà degli anni 90, non dopo, non prima, sicuramente che siamo in una situazione che, come comprensibile, al momento presenta delle caratteristiche di caoticità che sono difficilmente analizzabili perché appunto sono improprie. Se quindi appunto il fatto che si infili rende un processo difficilmente valutabile, se non a prezzo di approssimazioni che sono sicuramente caratterizzano le cose che sono e però almeno in questo concetto di ibridità che vi annunciavo si possono riconoscere alcune costanti tipiche di quelle che possono essere chiamate mutazioni epistemiche. Sto dicendo insomma una parola un po' specialistica che attiene lì al linguaggio di Michel Foucault, ma insomma mutazioni di tutta la temperie culturale, anche di codice linguistica che dicevamo. E questo concetto chiave di ibridità riesce in parte a rendere la complessità del quadro contemporaneo della comunicazione e anche dei codici della politica. In questa prospettiva, come vi dicevo, si riesce anche a superare quella che potrebbe essere la gabbia dell'opposizione tra vecchi e nuovi mezzi di comunicazione. Una logica che potremmo definire una dicotomia dell'out-out, se volete, per capirci, non immaginiamo che la comunicazione politica di oggi possa essere o solo tradizionale o solo moderna. Quindi o fatta solo in TV e sulla carta stampata oppure solo sui social network. Quindi non ci sono solo i vecchi politici che parlano solo sui giornali e quelli nuovi e fiammanti, insomma, che parlano su social network, che sono più bravi di tutti. Diciamo che la comunicazione politica della contemporaneità si sta avviando ed è in un momento di estrema fluidità. In inglese si direbbe di in-betweenness, no? Sta tra una cosa e l'altra, di liminarità, se vogliamo usare un altro termine. E questa logica svela come in realtà l'unica vera certezza che possiamo avere su questo scenario della contemporaneità è che i codici e le pratiche dei new media, dei media tradizionali, si fondono, si sovrappongono, si interpolano e quindi, questo diciamo è il punto forse più interessante, coesistono e coevolvono. Quindi non c'è una situazione in cui una sparisce e l'altra soppianta, ma entrambi si contaminano a vicenda. Del resto il termine di ibridità viene da un altro contesto, di solito ne abbiamo sentito parlare in contesti più prettamente culturali, anche antropologici se volete. E quindi gli stessi studi sull'ibridità culturale rivelano come lo stesso flusso della cultura e delle sue dominanti siano raramente unidirezionali. Fanno, come dire, in qualche modo a tutto campo e non abbiano una direttrice che va soltanto in avanti con fratture evidenti. Quindi tutto questo contesto che abbiamo appunto definito così un po' approssimativamente liminare, in continua evoluzione, determina sul piano del linguaggio e dei canali di comunicazione lo sfumare di confini che finora in qualche modo erano netti. Ad esempio nei generi massmediatici. Esempio su tutto e per esempio la caduta del confine tra hard news e entertainment. Hard news sarebbero le notizie, quelle che noi eravamo abituati a sentire nel TG, che erano quelle ufficiali, davano il senso dell'accaduto giornaliero, mentre l'entertainment, il divertimento, era tutt'altra cosa. Al giorno d'oggi le cose non sono così nette. Non sfuggirà a nessuno, come anche nel nostro paese, le fortune del talk show classici. Insomma, io ho una certa età, sono cresciuta con Tribuna Politica di Adele Iacobelli. Piano piano questa cosa è diventata sempre più, come dire, di intrattenimento. Non ci crede, in realtà, insomma, quando ero piccola. Mi ricordo questa Tribuna. Ah, vabbè, con un ricordo. Non è che lo seguissi in condizione, però anche il talk show invece degli anni 90, forse invece più vicino a noi Samarcanda, che ebbe, come dire, un grande successo, il primo Santoro in televisione, però era comunque un talk show organizzato in maniera si parlava solo di politica. Ecco, quel tipo di format, lo sapete tutti, insomma, Santoro adesso è un po' in disgrazia, il talk show non si guarda più nessuno, anche quel tipo di format, diciamo, di sta andando un pochino, come dire, a calare per quanto riguarda
il successo presso il pubblico che segue il discorso della politica in favore di situazioni comunicative sempre più ibride, che appunto spesso implicano, quindi, anche un aspetto fortissimo di entertainment. C'è un programma negli Stati Uniti che si chiama The Daily Show, che mescola fortemente, insomma, questo elemento di comicità, momenti umoristici, momenti di approfondimento politico. Oppure pensate a Obama che va da Oprah Winfrey, ma insomma abbiamo un esempio anche in casa nostra, adesso è recentissima la polemica del Premier che è stata la trasmissione di Barbara D'Urso, insomma ci doveva andare, non ci doveva andare, ecco insomma sicuramente ho il momento umoristico di Crozza a premessa delle trasmissioni di Giovanni Floris, ecco questa cosa come dire dimostra che c'è un mutamento da questo punto di vista sicuramente. In questa evoluzione sicuramente internet, i media digitali hanno svolto, come si può immaginare, una funzione fondamentale nei processi di ibridazione mediatica che abbiamo cercato di esporre così molto velocemente e anche nella creazione di nuovi usi di codice e di nuovi generi. Ad esempio incoraggiano a impegnarsi in un'attività comunicativa che Clay Spinuzzi ha definito interazione sovversiva, che consiste nell'inserzione di generi e routine di uso comune della quotidianità, per esempio, entro contesti comunicativi formali e solitamente impenetrabili all'individuo non specializzato. Vale a dire, cioè, linguaggio informale che si può inserire nello status di un politico che annuncia un suo provvedimento legislativo, per esempio, e si introduce il privato cittadino che dice: ma guarda, stiamo facendo un sacco di fesserie. Quindi un linguaggio della quotidianità, un'inserzione quindi non specializzata, che spesso, se il politico vuole interagire in questo contesto, lo costringe, come dire, a ibridare la sua produzione di testo, di linguaggio, di un certo tipo di formalità, invece con questo tipo di inserzioni di codice che sono di registro, che è in maniera completamente diversa. E viene incoraggiata questa cosa, perché si parla, come dire, in qualche caso, anzi moltissimi casi, di interattività, di rapporto quanto più diretto possibile tra politico e cittadino, creando così appunto un contesto di comunicazione che appunto potremmo definire ibridato. Ma non solo questo, i giornalisti ormai si appropriano senza remore della comunicazione e dei linguaggi dei social media e li ibridizzano con le loro preesistenti e tradizionali pratiche professionali. La televisione, da parte sua, per esempio, una ibridatrice molto prolifica, generi, soprattutto insomma, pensiamo all'emergere dagli anni 90 dei cosiddetti format reali, no? Insomma, in cui spesso si produceva un genere televisivo che non poteva essere definito univocamente, era una rappresentazione, una fiction, si è creato anche il termine così ibridato di docu-fiction, che quindi sta a metà tra il documentario e la narrazione vera e propria. Poi ci sono i talent show e così via, ma non approfondiamo. Quindi così, giusto per enunciare i titoli velocissimamente, andando molto veloci, è un contesto comunicativo che per molti versi abbatte i concetti di centralizzazione, di controllo, di gerarchizzazione dei generi in favore di una sorta di decentramento e di orizzontalità. Va approfondito naturalmente, questi sono soltanto titoli. Però sicuramente si ravvisa un criterio di comunicazione politica che diventa in qualche modo policentrica, non ha più un centro riconoscibile, non ha un centro anche la comunicazione. Io per esempio ho l'avventura di collaborare in qualche modo con la comunicazione nazionale del Partito Democratico, e con la direttrice è quella di cercare di non avere più quel sistema piramidale della regolazione dell'informazione, della comunicazione del partito, ma quello di creare un network, una sorta, come dire, di centri diffusi attraversando, come dire, la rete, creando comunità, o meglio ancora community, con un prestito che non è traducibile direttamente con la parola comunità italiana, perché ha una valenza leggermente diversa, che è impiegato soprattutto a definire le comunità web, e quindi, come dire, non immediatamente sovrapponibile, non un sinonimo esatto della parola comunità, perché ha un referente leggermente diverso, insomma, perché, come dire, insiste su un contesto comunicativo che è più specifico della comunità, che definisce un concetto più ampio. Quindi una comunicazione policente con un nuovo codice di interazione politica insieme mediatica, che scaturisce dai codici di internet,
dei social network e dei new media nel loro complesso, e che mostra alcune caratteristiche definite che io volevo approfondire. Non so se abbiamo tempo, io potrei, volevo fare un piccolo esempio calandolo proprio sulla comunicazione di Matteo Renzi, che presenta alcune caratteristiche. Ditemi voi se ci sono 2 minuti. Due minuti, sì. Cerchiamo di farlo molto velocemente, perché appunto l'analisi, anche in questo caso non valutativa, non giudizi se sia buono o se sia cattiva, però è certamente opinione diffusa che nella politica contemporanea Matteo Renzi stia introducendo un elemento di discontinuità per quanto riguarda appunto la comunicazione, cioè il noto concetto di turnover generazionale definito rottamazione, insomma, è una classe dirigente che alcuni molto rozzamente con aspetti di barbarie, però sicuramente ha come obiettivo quello di stabilire un nuovo frame, così dice, politico e concettuale, in una nazione che lamenta da decenni una pesante stasi culturale, economica e sociale. Ecco, da questo punto di vista, così anche qui velocissimamente per titoli, sicuramente seguiamo un po', questa cosa la volevo approfondire, però seguiamo lo schema della comunicazione jacobsoniana. Insomma, Roman Jakobson definisce il modello comunicativo così, proprio così a spanne, vediamo 4 elementi, quello dell'emittente, del canale, del messaggio e del ricevente. Ecco, sicuramente a livello, come dire, di ruoli comunicativi e di funzioni comunicative, la comunicazione italiana di Matteo Renzi cerca di raggiungere determinati obiettivi, che poi lo faccia bene, ecco, questo non ci interessa. Però, riguardo all'emittente, ecco, con Renzi si ridefinisce il ruolo della leadership e della classe dirigente. Nelle intenzioni questo premier, il leader non è più un semplice induttore di consenso, ma stabilisce una relazione comunicativa e di reciprocità e di parità, insomma, con i cittadini, con una classe dirigente che si qualifica in maniera atipica, dotata di modalità comunicative poco valutate e talvolta rozze, prive di stile, però che svolge una funzione straniante per discontinuità rispetto alla prassi consolidata della comunicazione politica conosciuta fino adesso. Molti dicono che Berlusconi, però sicuramente anche, come dire, l'opinione pubblica si è prodotta la sensazione, quantomeno, di una frattura, di una rottura discorsiva. Per quanto riguarda il canale, Renzi e il PD di Renzi cercano di impiegare, o almeno di far credere di impiegare, in modo innovativo e proficuo i media tradizionali, appunto anche in modo media, e ibridando l'uso degli strumenti, come vi dicevo prima, un esempio su tutti, Renzi va dappertutto, va alla trasmissione di Bruno Vespa, scrive sui giornali, rilascia interviste alle maggiori testate internazionali, ma va anche col giubbottino di pelle da Maria De Filippi. Insomma, quindi da questo punto di vista il suo ruolo e lo sfruttamento dei canali di comunicazione è davvero ibridato. Ridefinizione del messaggio, sempre per titoli, e mi scuserete, ridefinizione del codice è una semplificazione linguistica che passa anche per, come posso dire, una programmaticità. Lui lo dice, io voglio parlare sempre nel corpo, voglio arrivare direttamente ai cittadini, è anche una parola nuova nel stile, nel vocabolario. Renzi parla spesso di disintermediazione, che è un concetto, un termine che vale sul piano della politica, nel senso che lui vuole andare direttamente all'obiettivo, se ne frega di trattare con i sindacati, se ne frega di trattare cose, ma anche in senso proprio di comunicazione. La comunicazione che negli intenti è un rapporto diretto tra vertice e pubblico, cioè cittadino. Ridefinizione anche della situazione comunicativa, in questo senso, si sovverte il concetto tradizionale di palazzo della politica e delle istituzioni, e l'intento sarebbe quello di portare il partito, le istituzioni, la politica in generale fuori da questa metafora del palazzo della politica, che è una sorta di torre d'avorio inespugnabile dalla quale sono esclusi i cittadini da troppo tempo. E da qui appunto anche in questo caso l'informalità perseguita a tutti i costi, fin troppo, certe volte in tutte le situazioni possibili. La scelta di platee non consuete, come quelle che abbiamo citato, la partecipazione ad amici, le interviste su Vanity Fair, eccetera. E infine, e qui chiudo, la ridefinizione del ricevente del messaggio. Quindi una, in
impatto fortissimo sull'opinione pubblica. Le fortune di Renzi in realtà sono queste, quella di aver impattato con grande efficacia sull'opinione pubblica e di avere recuperato soprattutto, e questa è una cosa fondamentale, in comunicazione un ruolo di credibilità e autorevolezza. Ecco, i concetti di credibilità e autorevolezza nella comunicazione politica sono fondamentali. Se tu, emittente del messaggio, non riesci ad avere questi connotati della tua funzione di emittente del messaggio, il messaggio non passa, si inceppa tutto il percorso. A torto, a ragione, Renzi riesce ad assumere e a ridare a un partito che era in perdita di credibilità un ruolo di autorevolezza e di credibilità. E lì, puoi dire, il suo messaggio, la sua comunicazione passa. Qui chiudo, come dire, mi scuserete la rozza, voglio dire...